Ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è la quarta puntata per quanto riguarda il decluttering e oggi parleremo di tinte labbra. Oh mio Dio, quante tinte labbra! Avete visto il mio espositore per quanto riguarda le tinte labbra e dobbiamo sistemarlo. Quindi aiutatemi a sistemare questo espositore. Godetevi il video e noi ci vediamo alla fine. Ciao! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, allora iniziamo il decluttering. Ho qui le salviettine, ho qui tutto per quanto riguarda i miei rossetti liquidi e poi alcune cose li metterò in questa cesta e poi le altre le appoggerò da qualche parte perché non so decidermi tanto su tutto quello che c'è. Abbiamo questo lato dei rossetti liquidi, anche del lip gloss, però li farò a parte. Decideremo di sistemarli a parte. Allora, per prima cosa vi faccio vedere questi di Stila. È un set di mini tinte labbra, rossetti liquidi, come li volete chiamare. Se sentite c'è anche il ventilatore, ma spero che non si senta. Queste sono in quelle piccoline e a me piacciono tutte, quindi io li tengo. Sinceramente toglierò solo alcune cose, ma sono sicura di tenere tante altre perché purtroppo ci sono anche affezionata e quindi togliamo questo. E poi andiamo, io volevo già scegliere alcune cose che già so di tenere, tra cui MAC, MULAC, eccetera, e oddio, già mi vengono confusione soltanto a vedere tutto questo. Allora, questi li metterò nei forse, li voglio utilizzare. Questi sono tipo dei lip, non sono proprio tipo dei gloss. Adesso ve li faccio vedere, vedete come escono con la puntina. E questi sono i prodotti. Sinceramente non lo so, adesso li metterò di lato e li controllerò sulle labbra, poi quelli che non mi piacciono li darò, quindi li togliamo tutti perché ne ho un bel po'. Ci sono anche questi, non lo so se ce ne sono altri. Sì, qui ce n'è un altro, questo, poi di qua non li vedo. Poi ce n'è un altro che è questo, è nello scatolino ed è della I Love Makeup. Ed è questo, togliamo anche lo scatolino in caso, lo provo, è questo qua, vediamo il colore, con questi io l'ho swatchati, no, questo colore non mi piace, io lo vedo viola, ma qui è un fucsia particolare, no, questo non mi piace, quindi lo metto qui nelle cose da testare, però sicuramente lo tolgo. Poi, per quanto riguarda Fenty Beauty, no, questo lo tengo assolutamente perché mi piace. La stessa cosa, questo è un lip gloss di MAC, mi piace tantissimo, quindi lo tengo. Mi serviva, ecco qua. Lo tengo. Poi, andiamo avanti, se trovo tutti questi... Questi sono i Superstay di Maybelline e questi li tengo tutti assolutamente perché mi piacciono tantissimo, di tutti la durata, se li trovo. Questo, nel frattempo vi faccio vedere anche i numeri che ho. Questi sono alcuni numeri, già sento qualcosa che mi appiccica. Qui ce n'è un altro. Poi... Per adesso vedo solo questi, c'è qualcosa che mi appiccica. Comunque, questi che sono i Superstay li tengo tutti perché mi piacciono tantissimo. Aspettate che mi tolgo questa sensazione di appuccicume. Ecco. Allora, poi nel frattempo tolgo anche questi perché sono quelli della L'Oreal e mi piacciono tantissimo. Vediamo se riesco a prenderli tutti. Sono questi. Ah no, qui c'è un altro Superstay, poi c'è questo. Questi sono i colori che a me piacciono tantissimo e sinceramente questi li tengo tutti perché mi piacciono. Ce ne dovrebbero... Qua c'è un altro, qua c'è l'altro. Comunque questi mi piacciono proprio sulle labbra, quindi questi li tengo. Qui c'è un altro. Poi ho alcuni di LA Splash. Questi qua sono dentro le scatole, vediamo se le trovo tutte. Qua c'è un altro,
Questi non li ho nemmeno swatchati, e quindi questi li metterò in un giveaway perché non li ho nemmeno swatchati, quindi questi sono a parte, li toglierò tutti. Poi ce n'è un altro nella scatolina, sento qualcosa che mi si appiccica nelle mani. Vabbè, poi ovviamente li pulirò prima che li metto di nuovo nella loro postazione. Allora, poi andiamo avanti e vedo quelli della Too Faced, che sono queste Melted. Questi mi piacciono pure, il mio preferito è Queen Bee, che è questo. Questi li ho utilizzati, per adesso non fanno né odore né niente perché già li avevo sbocciati. A me piacciono, ve lo faccio vedere. A me piacciono tantissimo, anche l'applicatore e tutto. Vedete, la scrivenza è stupenda. E quindi questi li tengo tutti, sono quelli della Too Faced. Poi tengo anche quelli di Mulac. Questi di Mulac mi piacciono tanto, anche questi. Ne ho sparsi qui nella postazione, ora li guarderemo. Comunque quelli di Mulac mi piacciono e quindi li tengo. Poi questo è di Manhattan, c'è questo e questo qui di Manhattan, li sbocciamo, vediamo quale tenere e quale no. Il colore non è molto molto pigmentato, non lo so se si è tolta la, insomma, sembrano uguali sinceramente, quindi non è che mi cambia qualcosa, no, li tolgo tutti e due, non mi piace, è troppo tipo leggero come colore. Troppo leggero come colore. Poi andiamo avanti, abbiamo Wet n Wild, ci dovrebbero essere altri di Wet n Wild. Questo colore è troppo troppo chiaro, no, non mi piace, è troppo troppo chiaro e quindi no, lo tolgo. Poi questo di NYX, no, non mi piace, è scurissimo e poi sembra anche secco, quindi no, lo tolgo. Poi c'è un altro di NYX, questo è un butter gloss, vediamo com'è questo, alcuni non me li ricordo sinceramente. Questo è un po' diverso come colore, è carino, lo mettiamo nei forse, dai, lo mettiamo qua che per quanto riguarda i forse. Poi abbiamo questi di Dose of Colors, ah, questo è un po' appiccicoso, ok, lo devo pulire. Vabbè, dopo li pulisco prima che li rimetto nella postazione. Questi di Dose of Colors mi piacciono tutti, mi piacciono proprio i colori perché sono i colori che io adoro di più in assoluto, quindi questi li tengo. Come se li vedo, un altro di Mulac e quindi questo lo tengo pure. Allora, poi questo fa parte del lip gloss, quindi lo mettiamo qua. Poi vedo, questo qui è di Colourpop, credo che sia troppo scuro. Sì, infatti. Sì, è scuro, è abbastanza liquido, quindi è buono come prodotto, però è troppo scuro, quindi lo tolgo, lo decluttero. Poi abbiamo quello di LA Splash, quello di LA Splash io ho la collezione e quindi di alcuni sinceramente preferisco tenerli. Comunque questi sono in edizione limitata non mi ricordo adesso com'era la cosa, però è in edizione limitata, quindi questi li tengo. Poi Sephora, Sephora no, Sephora mio amor, c'ho un capello, questo è mio e me lo tengo. Sephora sinceramente sono i miei preferiti in assoluto. Quanti ne ho di Sephora? Credo che siano tutti questi, non lo so. Comunque, Sephora assolutamente no, questi li tengo tutti perché io li adoro. Per me è molto difficile fare il decluttering perché sono molto affezionata anche a determinati rossetti. Questi mi piacciono tantissimo, mi durano tantissimo e quindi questi li tengo tutti. Poi, aspettate che mi tolgo questi perché sennò dopo non riesco più a toccare niente. Quelli di Manhattan, anche se sono chiari, vedete? Anche se sono chiari, rimangono, diciamo, rimane molto pigmentata, però non mi piacciono molto. Allora, Colourpop, la stessa identica cosa, per arrivare ci hanno messo un bel po', quindi li tengo tutti.
forse qualcosa di scuro lo posso anche togliere. Adesso li sbocciamo, vediamo questi due, perché questo un po' si è distaccato, ma è il fatto che io li tengo, cioè sono messi qua in posizione diciamo strane, ma di solito io la posizione che li tengo è così, quindi sono all'impiedi, non ha fatto questo effetto. Infatti è soltanto che si deve sistemare il colore, e vedete, questo è il colore ed è stupendo ed è il mio preferito, quindi questo assolutamente non lo tolgo. Questo è il mio preferito ed è il Keep Thrill, cioè guardate, già è quasi secco. Questi sono stupendi e mi piacciono. Vediamo questi due se sono uguali. Questo è un marroncino scuro e vediamo quest'altro. Sembrano uguali, ma di norma non dovrebbero essere uguali. Allora, uno è Tulips. No, sono tutti e due Tulips. Mannaggia, sono tutti e due uguali. Vabbè, uno me lo tengo e l'altro lo regalo. Non lo so quale sembra più. Boh, non lo so. Comunque, uno lo tengo e uno lo regalo. Comunque, tengo questi di Colourpop. Poi abbiamo questi qua, questi tre di Deborah. Sinceramente non lo so perché non ho controllato sinceramente la durata di questi. Io non li ho per colore, io di solito nei cassetti li tengo per marche, in base alla marca. E poi questo, vediamo. Allora, di tutte e tre forse posso tenere questo. Questo è troppo, cioè già ce l'ho in varie, il rosso no, quindi tengo questo qua e questi due li decluttero. Poi andiamo avanti, spostiamo qua, vabbè questi sono dei lip gloss e dopo li faccio. Spostiamo leggermente questo e andiamo a vedere, oddio, qua ne abbiamo un bel po'. Allora, Line Crime sono ottimi, ottimi veramente, quindi questi li tengo tutti. Line Crime ne ho tantissimi, vedete, tantissimi. Questi io li adoro, per me sono le tinte labbra migliori in assoluto. Sono tutti questi, vedete, già alcuni sono anche a metà, cioè sono anche a metà per quanto riguarda Line Crime, perché veramente li adoro. Ne ho tantissimi. Questi, quest'altro. I colori mi piacciono tutti, devo guardare che c'è un marroncino, credo che sia uno di questi due che non mi piace, poi lo metterò di lato, per adesso li tengo tutti. Vabbè, anche tolgo i topper, questi sono i topper per quanto riguarda Line Crime, sono quei prodotti che si mettono al di sopra della tinta labbra, rossetto che sia, e ti danno questa iridescenza molto molto bella. Sinceramente mi piacciono tantissimo. Vi faccio vedere questo che è spettacolare, guardate, lo metto qua sopra il rossetto ed è stupendo, veramente stupendo. Questi sono ottimi, sono dei topper e ne ho un bel po' anche di questi. Oddio che difficile. Sono questi qua, sono tutti fantastici veramente. Poi, ma sto tenendo troppe cose, lo so, sto tenendo troppe cose. Allora, guardate cosa ho. Nabla, le prime, proprio sono i primi prodotti di Nabla. E uno è questo qua. E l'altro è, oddio, sto uscendo. E l'altro è questo, no, sono secchissime. No, questi li butto assolutamente. Questi no, li buttiamo. Poi Kat Von D, ho questi tre, sono tutti e tre dei regali, quindi li tengo. Alcuni sono regali e li tengo perché non voglio offendere nessuno che mi ha regalato queste cose, quindi li tengo assolutamente. Poi qui vedo Nabla, anche i gloss di Nabla, beh, anche la matita ovviamente. Ci sono questi. Questo è Nabla. Allora, di Nabla sinceramente tengo tutto perché oltre che mi piacciono i colori, li ho scelti apposta. Forse toglierò qualche rosso.
sinceramente, o lo toglierò di un'altra marca. Beh, questo è abbastanza scuro, questo è marroncino e questo è rosso, non so se si vede la differenza. Questo è un rosso, devo vedere altri rossi che ho qui di lato e vedere in caso toglierò qualcosa. Per quanto riguarda gli altri colori no, perché mi piacciono tutti, quindi assolutamente no. Sì, questi mi piacciono. Sempre nabla, anche questo colore è bellissimo, quindi questi li tengo tutti. Ecco, uno si è appena suicidato, aspettate che tolgo alcuni swatch perché sennò non si capisce niente. Andiamo avanti, vabbè, in caso in questo metterò le cose che tengo perché è già un po'. Allora, anche qua c'è un altro di Nabla. Poi Mulac, vi ho detto che a me piacciono tantissimo di Mulac, quindi questo lo tengo. Poi c'è questo di Jouer, che ne ho due, uno è questo e ne dovrei avere un altro, e quelli li tengo pure. Questi sono dei tipo lip gloss, quindi li metto, no, questo è di Wycon ed è ottimo e quindi lo tengo. Questi sono dei lip gloss, quindi li metto qua, ma poi li sistemiamo anche. Anche se vedete pochissimo decluttering, sinceramente, perché avevo già tolto qualche cosa, perché già l'avevo dato amici e parenti, quindi per questo non troverete tante cose da togliere, perché già l'avevo già fatto una cernita di questi prodotti. Allora, sempre per quanto riguarda Colourpop, li tengo perché per arrivare ci hanno messo un'infinità, quindi ci sono affezionata. Poi sono stati anche dei regali, quindi li metto qua. Colourpop, dov'è? Questo è le Splash, questo è le Razer Superstay per togliere le tinte labbra, quindi queste ovviamente lo tengo. Poi ho questi, che sono questi di Kylie Jenner, credo che sia di Kylie, comunque li ho presi su AliExpress. Mi piacciono tantissimo perché hanno una durata pazzesca e mi durano tutto il giorno. Io l'ho messo in un compleanno e mi hanno proprio fatto una performance stupenda, quindi ok. E questa invece è la lingerie di NYX ed è Embellishment, quindi la mia preferita, quindi la tengo. Poi Colourpop, poi abbiamo, vabbè, io vedo marche che non toglierò, Jouer l'altro, quindi ce ne abbiamo due, Colourpop. Poi un'altra marca che adoro è Gerard Cosmetics, che adesso toglieremo. Allora, andiamo da questo lato e vedo Mulac. Questi mi piacciono, devo decidere tra qualche rossetto, ma questi li tengo assolutamente. Poi vedo questi qui dei Revolution, questi qua, sinceramente questi sono gli ultimi che prendo, come scrivenza è ottima, la durata pure, la scrivenza vedete, cioè scrivono proprio alla prima passata e tutto, vabbè non li sboccio tutti dai, questi li regalo. Poi abbiamo questi qui di Essence, che ne abbiamo altri. Altre, poi così li sbocciamo tutti e vediamo quelli che mi piacciono e quelli che non mi piacciono. Ok, vediamo di sbocciarli e vedere quale mi piace e quale no. Questo mi piace e lo tengo, quindi questo decluttero. Poi abbiamo questi rossi, uno è questo e questo mi piace, poi c'è questo e, no, questo lo decluttero, e poi c'è questo più scuro e anche questo lo decluttero, non mi piace. Poi questi sono quelli di Kiko in edizione limitata, quindi li tengo. Tutte e tre hanno una scrivenza ottima, quindi ok. Poi questi sono lip gloss, qui abbiamo i super, come si chiamano, aspettate,
sono i Pond Paint di Sleek. Questi qua, se li mischiate, fanno un colore particolare, quindi questo li uso per fare delle cose più particolari, anche se non faccio spesso cose particolari, però questi li uso, quindi li tengo. Makeup Delight ne ho 3 e sinceramente questi li voglio tenere, oltre che sono affezionata a Makeup Delight, essendo siciliana, e sono acquisti fatti, devo fare anche il video e tutto, quindi questi li tengo, vabbè, non li sboccio tutti, ma questi li tengo. Poi di Mulac ho altri 2, che sono questi, vediamo come sono. Uno è questo marroncino ed è bellissimo, stupendo per dei trucchi nude. E poi c'è questo, no, questi li tengo, mi piacciono proprio anche come colore. Quindi questi 2 li tengo. Aspettate che me li tolgo prima che... Io non so fare niente se ho le mani sporche. Non so voi, ma io non riesco a fare niente con le mani sporche. Spero che questo video non dura un'eternità. Allora, continuiamo ovviamente vedo Jeffree Star. Jeffree Star, ah, un altro di Line Crime. Jeffree Star non me ne volete, ma io non li declatterò perché sono fantastici. Io li adoro. Non, come si dice, non sponsorizzo il brand perché in base a quello che è successo e tutto, anche se si devono sempre sentire più di una campana. Ma sinceramente io tutti questi prodotti li ho pagati anche a prezzo pieno, se non mi sbaglio, e sinceramente mi piacciono la performance che hanno sulle labbra, e quindi questi li tengo tutti assolutamente. Quindi questo lo possiamo allontanare e mettiamo l'altro. Allora, per quanto riguarda MAC, anche acquistati con i miei soldi e sinceramente io a me piacciono, quindi questi di MAC. Alcuni mi sono anche stati regalati, ho vinto in dei giveaway, però quelli che mi ha regalato anche la mia migliore amica, che sono tantissimi, e sinceramente non mi va proprio di toglierli perché mi piacciono. Alcuni sono dei topper, ma sono anche dei regali, quindi assolutamente li tengo, perché non è giusto, non è giusto nemmeno nei confronti delle persone che hanno regalato queste cose. Poi, allora, qui abbiamo queste qui di NYX. Io le avevo prese tutte perché credevo che mi servissero a qualche cosa, ma escono fuori dal mio bordo, cioè dalle labbra. Io avevo tenuto tipo queste cose per fare dei trucchi un po' più particolari. Terrò qualche colore sinceramente stravagante, ma gli altri li declatterò. Cioè, posso tenere qualcosa di stravagante, tipo così, però questo fucsia no, non, questo fucsia no. Poi c'è anche questo rosellino pallidino, forse. Sì, rosellino pallidino. Poi abbiamo questi che sono più rossi, vediamo. Questo è un viola, vabbè, questo vediamo, devo vedere l'altro. Questo è un marrone, no, assolutamente. E questo è rosso. No, questi purtroppo escono anche fuori dal bordo labbra, quindi sinceramente trovo difficoltà. Questi colori più particolari invece li tengo proprio perché sono particolari e servono per fare qualche cosa. Questo è un viola, melanzana anzi, e questo è un viola. Magari questi li tengo per fare delle cose più particolari. Questo l'ho già sbocciato, credo. Sì o no? No. Questo è un viola più scuro. Ok, quindi questi. Poi abbiamo questi 2 di Wycon, sono in edizione limitata, ma sono dei topper, quindi li tengo. Poi c'è questo che è di questa marca,
ed è ottimo, dura tantissimo sulle labbra, quindi lo tengo. Poi ho tutte queste per quanto riguarda Wycon, mi piacciono tantissimo la durata e sinceramente mi ci trovo benissimo, mi piacciono tutte. E poi in più ho questa in edizione limitata, questi li tengo perché questi qua sono quelli che metto in borsetta, che anche se lo presto a qualcuno non mi interessa perché l'ho pagati pochissimo, quindi questi li tengo tutti. Poi qui abbiamo dei gloss, dopo li guardiamo, questo è quello di MAC, quindi lo tengo ed è un regalo anche. Abbiamo, ce n'è un altro di Essence, vediamo questo com'è. No, questo è ancora marroncino, quindi no. Poi abbiamo questi lunghi e questi qua. Allora, qui abbiamo We Makeup e uno di Wycon. Allora, quello di Wycon mi piace, quindi lo tengo. Questi di We Makeup mi piacciono tutti, sinceramente. Ma posso controllare qualche colore, ma li ho comprati swatchati e quindi so che sono ottimi, quindi li tengo anche questi. E poi ci sono questi qua di Deborah, che sinceramente quando l'ho utilizzati, allora i colori sono bellissimi, mi piacciono tutti, però c'era un colore che mi piaceva più di tutti e credo che ne terrò uno soltanto, perché come performance sulle labbra sinceramente non mi sono proprio piaciuti. Vediamo tra tutte e tre. Allora, mi piacciono queste due, va bene, tengo due, dai. Forse il quarto mi piace di più, vediamo se è questo. Allora, declatterò il numero 3 e tengo 1 e 4. Poi abbiamo questi di Wet n Wild. Wet n Wild? No, questo non è Wet n Wild. Questi di Wet n Wild, alcuni sono regalati dai miei figli, quindi assolutamente non li tolgo, anche se alcuni non li utilizzo. Questo è quello di L'Oreal, e sinceramente non me lo ricordo nemmeno. Ah sì, me lo ricordo, sì, è un bel colore, quindi lo tengo. Ovviamente non declatterò tante cose perché sinceramente se non ne vedo, diciamo, la necessità, non mi sembra che debbo declatterare qualche cosa che poi per far felice chi. Sinceramente io l'ho acquistati e con il mio sudore e tutto, quindi ci tengo tantissimo alle cose che posseggo. Poi se non li utilizzo, non li utilizzo, non li utilizzo, nel prossimo decluttering che farò, lo farò, vediamo, fra un paio di mesi e poi vedremo cosa togliere, sinceramente. Ricominciamo. Qui vedo marche, ovviamente, che non ho intenzione di togliere assolutamente. Questo qui devo controllare se sborda dalle labbra, perché se sborda dalle labbra poi lo toglierò in assoluto, per quello. Ovviamente tutto quello che voi vedete li vedete in quantità e tutto, ma a me piace, ho una passione per quanto riguarda il make up, quindi io faccio anche degli swatch, faccio anche delle cose mie personali, quindi a me piacciono. Allora, la marca che vedo è Gerard Cosmetics, e sinceramente io adoro i prodotti di Gerard Cosmetics perché mi durano tantissimo sulle labbra. Io l'ho messi ad un matrimonio e ho mangiato pesce, ho mangiato la qualunque e sono, cioè, mi è rimasto sulle labbra. Questi sono dei lip topper tipo lip gloss, sono fantastici, quindi questi li tengo tutti in assoluto. Gerard Cosmetics, quindi lo tengo. Poi ci sono quelli in edizione limitata, come vi ho detto poco fa, di Elle Splash, quindi ci sono affezionata perché ho comprato tutti i colori, anche se alcuni colori non mi piacevano, soltanto per avere l'edizione limitata, e quindi questi li tengo tutti proprio perché fanno parte dell'edizione limitata. Dove sono gli altri? C'è questo, forse basta, questo è Gerard. Sono questi qua, ce ne sono già alcuni che vi ho fatto vedere poco fa, a me piacciono quelli della Splash, alcuni dicono che sono troppo secchi,
sinceramente a me piacciono, la durata è ottima anche sulle labbra e quindi a me durano. Ovviamente cambia dalle labbra, dalla pigmentazione delle labbra e tutto, a me piacciono tantissimo. Come piacciono quelle di BH Cosmetics, che ne dovrei avere due, sono belli, molto molto belli anche per quanto riguarda la scrivenza, cioè guardate qua che colore, a me piacciono i nude, ma questo sinceramente è spettacolare come nude, assomiglia, se non mi sbaglio, a Space di Jeffree Star o all'altro, non mi ricordo, comunque a uno di Jeffree Star ed è fantastico sulle labbra, dura tantissimo. Poi per quanto riguarda le Splash, questi sono anche i miei preferiti, durano tantissimo sulle labbra, poi sono dei colori particolari, quindi li tengo. E come tengo tutti quelli di le Splash, perché mi piacciono proprio come sono sulle labbra. Poi ci sono dei colori abbastanza particolari, ho già decatterato quelli dentro la scatolina, in caso vedrò se c'è qualche doppione, qualche colore che non mi piace e quindi lo toglierò. Qui c'è un'altra in edizione limitata, poi abbiamo sempre le Splash, le Splash, le Splash, le Splash, le Splash e le Splash. Questi sono tutti le Splash, sono fantastici, mi piacciono perché hanno dei colori particolarissimi. Poi abbiamo due della Mu Academy, che sono questi qua, vediamo come sono, perché ovviamente di alcuni non me li ricordo i colori, uno è questo e credo che sia un colorino carino e l'altro è questo, no questo, troppo fucsia, quindi questo lo declatteriamo, troppo troppo fucsia. Poi questo è stato un acquisto ottimo, l'ho fatto al mercato, questo acquisto è della Coste e sinceramente questa tinta labbra rossetta che sia mi è durato tantissimo, veramente ottimo, ottimo, ottimo. In caso alcuni li metterò qui nella postazione per utilizzarle per fare dei video e tutto, quindi qualcosa di diciamo più vecchio, così da utilizzarlo da, o da finirlo o da finire diciamo metà boccetta e poi buttarlo. Che mi fanno pena se li devo buttare perché io ho speso soldi. Ovvio che non devono fare puzza e tutto, ma io li controllo, quelli che fanno puzza già li ho buttati. Poi c'è questo rosso di Wet n Wild, stupendo, e questo fucsia, sono stupendi, veramente stupendi, ma nessuno dei due li ho mai utilizzati, li ho soltanto swatchati quando li ho acquistati, ma sinceramente nessuno dei due li ho utilizzati, perché poi di Wet n Wild, se mi sbaglio, questo non è Wet n Wild? Sì, di Wet n Wild ho anche questo, che mi piace sinceramente di più, come rosso, vedete? Come rosso è molto più vibrante questo, che questo qua, quindi preferisco questo. Per quanto riguarda i rossetti è tutto. Per quanto riguarda invece il lip gloss e altro, sinceramente io non credo di togliere niente, ma ve li faccio vedere lo stesso perché a me piacciono. Questi io li utilizzo sopra i rossetti, questi sono di Lotte London, sono uno diverso dall'altro, anche se questi due li vedete uguali, ma sono diversi, questo è più dorato e questo più cioè questo c'ha più giallo all'interno, questo invece è più argento all'interno, mi piacciono tantissimo e li tengo. Come tengo questi qua in edizione limitata di Essence, mi piacciono tantissimo quindi li tengo. E la stessa identica cosa è per quanto riguarda sempre Essence in edizione limitata, mi piace tantissimo come rimangono sulle labbra, io li utilizzo anche soltanto così, non so se si vede, guardate la lucentezza. Li metto, avendo anche il tatuaggio sulle labbra, li metto anche così proprio per tenerli. Vediamo se qui si vede meglio, non so se si vede la lucentezza che hanno, cioè sono veramente ottimi e io li metto anche senza mettere un rossetto, niente sulle labbra, metto questi e sinceramente mi piacciono veramente tanto. Poi per quanto riguarda, questo è l'unico di Mulac che ho e lo tengo. Poi ho dei lip gloss per quanto riguarda Kiko e sinceramente mi piacciono questi di Kiko, che sono questi, vediamo se ne ho altri,
questo è quello di Essence, ok, di Kiko forse solo questi. Questi sono quelli di Kiko e sono quelli che io di solito metto nella borsa per quando tipo andavo al ristorante, per non mettere di nuovo il rossetto appena finito di mangiare. Io mettevo un gloss sulle labbra e questi sono quelli che io preferisco di più perché li metto in qualsiasi make up faccio. Poi questi non sono proprio lip gloss, ma sono dei lip topper, danno un po' di colore, sono bellissimi, ve li faccio vedere, sono uno più bello dell'altro, guardate che lucentezza hanno, sono fantastici sulle labbra, mi piacciono proprio, ho preso i colori che io adoravo assolutamente, sono dei colori stupendi. Veramente, e fanno un effetto plumping sulle labbra che sono veramente molto molto belli, e sono questi qua. Poi ce n'è uno di Elf che mi piace tantissimo, questo l'ho messo sopra altri rossetti, questo è il pennellino per quanto riguarda la Elf, ed è questo, ha soltanto dei glitter, non so se si vede quando si sposta la luce, hanno dei glitter molto molto belli. Questo l'ho utilizzato tantissimo. Poi ci sono questi due di Wet n Wild che mi piacciono, hanno riflessi particolarissimi. E poi ho questi due di Essence che di solito mi porto in borsa, che li ho tolti dalla borsa sinceramente, che sono questi, che di solito li metto io e la mia bimba, che è Noemi. Siccome a lei piacciono tantissimo, li devo tenere in borsa questi due, perché di solito lei, zia, mettiamo il rossetto e quindi mettiamo questi lip gloss, quindi questi due andranno di nuovo nella mia borsa, ve li ho fatti vedere proprio per essere corretta in tutto. Allora, questo è tutto per quanto riguarda rossetti, liquidi e tinte labbra, come li volete chiamare, li chiamate. Allora, butto questi due di Mulac perché assolutamente non mi piacciono, non so se tenere questo, lo metto in stand by, poi tengo tutto il resto che avete visto e regalo questa, già abbastanza, regalo tutto quello che c'è qua dentro. Ovviamente non ci sono gli ultimi acquisti che ho fatto, perché ovviamente sono ultimi, quindi che li metto a fare se li ho acquistati da recente. E poi mancano anche le bocche di Huda Beauty, che ovviamente le bocche sono, oltre perché sono da collezione, sono quelli che a me piacciono tantissimo e quindi quelli non li declatterò assolutamente. Allora, ho altre tinte labbra per quanto riguarda tinte labbra, rossetti liquidi, ed ho questi qua della Kiko che cioè questi qua della Kiko che declattero perché non li sto utilizzando, ho altri colori sempre simili di altre marche. Questo invece di Wycon lo tengo perché è l'unico di Wycon e mi piace tantissimo il colore. E poi ho ritrovato questi che sono della marca Qui Best. E questi sinceramente non ho nemmeno swatchato uno, li ho soltanto aperti per vedere il packaging del prodotto, li ho soltanto aperti, non li ho nemmeno swatchati, infatti questi li metterò in dei giveaway per voi, ovviamente sempre se vi fa piacere. Essendo che non sono stati nemmeno swatchati, sinceramente questi li metterò proprio in dei giveaway per voi, perché sono prodotti intatti e spero ovviamente che vi possa fare piacere ricevere tutti questi prodotti. Quindi spero che il mio video vi sia piaciuto, questa è la fine dei rossetti che darò, spero che le persone che riceveranno questi prodotti saranno contente di utilizzarle, quelle ovviamente nuove, quelle ovviamente li metterò in qualche giveaway. Bene ragazzi e ragazze, questo è il video decluttering, è finito per quanto riguarda le tinte labbra, ditemi ovviamente cosa ne pensate, scrivetemi un commentino qua sotto se avete alcune tinte labbra che io non possiedo e volete consigliarmi qualche cosa, scrivetemi giù nei commenti. Io vi aspetto ai prossimi video e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.